Ieri sera, sabato 21 febbraio, è andata in onda la prima puntata di Notti sul Ghiaccio. Il talent show, giunto alla sua terza edizione, è tornato su Rai 1 a distanza di 8 anni ed ha dimostrato di avere ancora tutte le carte in regola per tenere testa a C'è posta per te. Non è un caso che Maria De Filippi abbia deciso di rinviare il debutto di Amici proprio per non entrare in rotta di collisione con la Carlucci. La serata ha decretato l'eliminazione di Nicolò Centioni, il Rudy dei Cesaroni. Il giovane attore è stato sconfitto al duello finale dal collega Giorgio Borghetti. Il livello qualitativo della competizione non è stato altissimo ed alcuni concorrenti hanno beneficiato di giudizi sin troppo benevoli, vedi per esempio quello dato a Valeria Marini. Milly Carlucci ha comunque saputo tirar fuori il meglio da un programma che almeno sulla carta si propone con una sorta di fratellino minore con meno pretese di Ballando con le stelle. Lo si intuisce dal cast, non esattamente di primissimo livello, eppure, nonostante ciò, la serata è trascorsa via molto piacevolmente. Per quanto riguarda la fase di casting, il meglio Milly Carlucci lo ha riservato certamente per la giuria, con Enzo Micio, ballerino dell'ultima edizione di Ballando, Marco Liorni, giornalista e conduttore, Gabriella Pession, attrice con un passato nel pattinaggio e particolarmente a suo agio al debutto nei panni di giudice, ma soprattutto Simona Ventura e Selvaggia Lucarelli. Queste ultime due sono state protagoniste di una sfida nella sfida a suon di frecciatine e battutine. Simona Ventura, al suo ritorno in Rai, ha cercato di rubare la scena e in più di un'occasione la conduttrice ha dovuto riportarla all'ordine. Dall'altra parte, la famosa blogger ha immediatamente sfoderato gli artigli, candidandosi a ruolo di voce fuori dal coro e controcorrente, una sorta di mina vagante con il compito di creare scompiglio, ruolo studiato apposta per lei dalla sagace conduttrice.